C'è un varco a nord di Acquariopoli, buono a sapersi. Ehi là, giorno di sole. Ciao bimba. 1, 2, 3 star... Oh no, perché è 1, 2, 3 stella. Ah, ciao zia. Un mercante. Wait, ho i Pokémon ancora morti? Ah, ma ce la faccio contro il mercante. No, in realtà no. A Kecleon. In realtà mi basterebbe Punch Bug vivo. Ma tant'è. Che simpi, cazzo. Non c'è un centro Pokémon? Grazie per la vigore erba. Sì, è in basso. Non l'ho visto. Sono così pepega. Polvo cura. Dammene una decina. Almeno le abbiamo. Ma io non volevo prendere l'11. Vabbè. Ormai è andata. Oh, ok, qua c'è gli aromi. Va bene. Centro Pokémon. Eccolo qua. Minchia. Quanta sabbia c'è in giro. Sai che fastidio. Tutta la sabbia nelle mutande che devono avere le persone che lavorano qua dentro. Madò, che sbatta. Ti vendo un po' di cose che non mi servono. Bene, ora che mi sono rifatto tutti i big soldi, torniamo a nord della città, dove c'è la nostra amica. Oh, eccoti Pululu. Ho voluto che venissi qui in entrata dei soldati per parlare liberamente degli eventi di oggi. So per certo che sei al corrente dello Xenoverse e del fatto che quel Gengar provenga da lì. Aster ha fatto davvero centri ingaggiando un allenatore abile come te. Ho bisogno ancora del tuo aiuto, Pululu. Vedi, i Pokémon X hanno causato disagi non solo in città, famosa per le sue miracolose sorgenti, ma anche nel Canyon Asteroide, tappa essenziale per il commercio di quest'acqua al di fuori dell'oasi. Pare che negli ultimi giorni la furia di un esemplare di specie X sia abbattuta proprio sul canyon, bloccando il passaggio ai visitatori e non. Neanche io sono stato in grado di contrastarlo. Quell'essere, quando sembrava ad un passo dalla sconfitta, è rinato di nuova vita. È per questo che vorrei che tu mi dessi una mano, Pululu. Va bene, ti do una mano. Oleandro, mio nonno, nonché cardinale della regione, saprà tirare fuori il tuo potenziale latente. Se ti recherei da lui a Kansiria. Ok. Prestiti tutto ciò che vorrei sapere? Il vecchio conosce Eldi, va a fondo e saprà di certo trovare risposte ai tuoi tanti interrogativi. Vediamo. Ok. Claro. Quindi probabilmente la signorina Verbena. Verbena? Sì. Sarà da battere più avanti. Ora abbiamo da andare dal nonno di Verbena. Mo. Andiamo da Punch, cioè prendiamo Punch Bug davanti. Chiudi tutto. Proviamo ad aprire la cassa a Giuliano il mercante, che mentre si incazza e via. Beh, al 31 inizia a essere livellato bene, il mercante. Anche troppo. Vai. Aia. Io la difesa di un grissino. No, in realtà no, ha una buona difesa fisica. Non speciale però. Quella speciale è effettivamente di un grissino. Ok, mo è di tipo lotta. Kecleon. Vai di corpo scontro. Aia. Ok, rip Kecleon. Voglio cambiare Pokémon. Ho altre mosse comode contro un tipo psico? No, però Electabuzz ci penserai tu. Perché i grissini, Nico? Perché io voglio di grissini? Sentiamo.
Pipipipi. Vai, Piro Lanzio. E diciamo addio per la 12ª volta a questo povero mio... No, per uno di vita. Ma mi fa molto. Però in effetti sai che i Grissini in questo momento non sarebbero male. Già. Vabbè, grazie Giuliano Mercante. Bravo, bravo, hai sbagliato ad accusarmi. Esatto. Ciao zii. Chissà se prima o poi mi farà aprire quella cassa e, mi permetterà di rubare i soldi al povero mercante. Sarebbe troppo bello. Ok. Perché l'infermiera Joy nello sprite dell'Overworld sembra tristissima? Mentre poi ti sorride un sacco. Cioè, sembra o non sembra un botto triste? Oh yes, la musica dello skate. Pa-pa-ra-ra-ra-pa. Non è di qua che devo andare? Ah, giusto, è dentro la cosa. È dentro la caverna. E dato, sembra che stia per piangere, però poi ti guarda e ti sorride. Ah, yes. Come una vera e propria persona che lavora nel mondo del retail. Come qualsiasi persona che ha a che fare con clienti ogni singolo giorno. Retail o non retail. Sorride all'esterno perché deve, ma dentro vuole piangere. Tanto Joy finge sensi per i clienti, è la lore. È ufficiale. Merda, che cosa... Che cosa triste e deep, tristemente deep e deepamente triste. Sì, peccato che picchiare il cliente Brenda non sia propriamente legale, vero? Peccato. Non, vabbè, non veramente peccato. Per fortuna. Ah, e c'era qua adesso il PokéWES, no? Funzione MN. Hercules. Che cazzo di Pokémon è Hercules? Hercules. Quanto suona stupido. Vai, usa questo Heracleum N. Cos'è? Un'evoluzione di Heracross Z? Hercules. Hercules. Grazie, Frenchy, per i 7 mesi delle sub. Un bacione. Bentornato, bello. Tanti cuoricioni in chat per te. Ah. Siamo pieni di Pokémon lotta adesso, vero? Sì, Shailion. Nonno insetto. Nonno insetto. V2 di dentro la sezione MN. Eccolo qua, Hercules. Aspetta, Hercurcule. Non ce la farò mai. Hercules. Au, Hercules. In realtà non ci assomiglia un cazzo a... Ah! Non ci assomiglia un cacchio a Heracross in realtà. Non assomiglia a niente che io sappia, che io conosca. Cioè sì, ha un minimo di Heracross. Non mi è chiaro, ma tant'è. Potrebbe essere la terza evoluzione di... Sì, l'evoluzione di Punchbag. Potrebbe. Ora mi ha aperto proprio, mi ha spanato il culo di cattiveria. E lui mi ricorda raga, è voluto apposta perché sarà lotta con le ottero o puro lotta, questo non lo so. Però è chiaro che sia il gioco di parole con Ercole. Sapete che forse lo è davvero? L'evoluzione di Punchbag. Perché quello di prima va dentro Hercules. Questo qua c'ha Punchbag. Potrebbe essere. Di-di-di-di.
Allora. Quanto tempo fa ho salvato? Non lo so. Risalvo. Ok, basta repellenti. Voglio vedere che c'è coda Schitty. Ma povero Schitty, ma perché devi tagliare la coda? Vediamo che Pokémon ci sono in giro. Draddigon, così. Ok, bro. Va bene. Altri Pokémon? Hello, Excalibold. C'è qualche altro Pokémon nuovo? Noibat! Noibat che probabilmente, o meglio, presumibilmente, è di tipo suono. Ma non ho voglia di scoprirlo. Ciao, zia. Elisabetta. Peccato che non abbia ancora trovato un tipo suono autoctono della regione. Sto aspettando soltanto quello, praticamente. Ripcigami. Però muorici. Quanto ci mette a morire? Prendere in campo Dratini per cambiare Pokémon? In realtà no. Andava benissimo così. Vai, Magibrillio. E tutti contenti. E quello è Bremand, Nico. Quello è Bremand, l'abbiamo già incontrato. Cioè, però come Pokémon di allenatore non l'ho incontrato in giro come selvatico. In effetti. Al massimo possiamo andare indietro e recuperarlo quando avremo volo. Se mai lo otterremo volo. Perché. Pro. Quello che si chiama Alba? Ah, Ana. Pardon, avevo letto Alba. Perché? Come, dove l'ho letto Alba? Dove l'ho visto? Cazzo, vai, il plume è problematico. Non ho la mossa di coverage, purtroppo. Non ancora. E ciao Brurco, bentornato. Grazie mille per il 27esimo mese di resub. È nato un terzo bimbo, pure di livello 2, quindi un bacione gigantesco, buon uomo. Tanti cuoricioni in chat per te. Ah, è un altro bambino che si nascondeva sotto false. Era un falso. Questo è un bimbo di livello 2, in effetti. Come stai, Brurco? Attenzione, Sofia Ranger vuole lottare. Top. Che bello era Pokémon Ranger. Ci stava. E grazie a Skajut per il terzo mese di resub. Bentornato anche te, buon uomo. Tanti cuoricioni in chat. Che perché hanno i bimbi di livello 2 in più di quelli di livello 1? Boh. Hanno il pipì più grosso. Mattia, se dovesse essere una bimba, lo stesso ha il pipì più grosso. Noi non ci facciamo fermare. Da questi paradigmi. Vai, coin coin, ancora un attimo.
Un ultimo colpo di rotolamento. No, non farti scottare, zi. Sì, che culo. Bravo che l'hai abbattuto. Molto bene. Viso truce, no, no, no. Blingrim è a posto come moveset. No, coi coi! Patatino. E a chi tocca mo? Non so chi voglia cacciare in campo, quindi Harlock, ci pensi tu. Brurco, siamo a 27 mesi di resub, ci devi dire come si chiama questo bimbo. E intanto un bel bacione per lei. Dasmi? Non so cosa tu sia, ma sei scarso. Salutiamo Sofia Ranger. Pietra solare trovata nel buio di questo cubo percorso. Ciao Aaron. Borsa, sì, devo curarmi. No, più che altro ancora non riesco a capire bene. Ancora non riesco a capire bene. Però l'italiano, perché mi manca? Porca troia. Lasciamo perdere, ok? Può essere che ci siano Pokémon con questo male santo di giorno. Questo non lo escludo. Ma anche per quello che ho detto che prima o poi... Il fatto è che non ho ancora visto una wiki ufficiale in giro. Però quello che potrei fare è andare a vedere Pokémon per Pokémon se ne ho balzato qualcuno indietro. Quindi non appena avremo di nuovo suono. Non appena avremo di nuovo suono... andare... Sì, suono, pardon. Oh mio Dio. Non appena avremo di nuovo volo... Potremmo tornare indietro e cercare di recuperare tutti i Pokémon che siamo persi perché spawnavano in un'altra ora del giorno. Molto bene. La stanno creando? Ottimo. Sì, fatto sta che comunque finché non ho volo è inutile. Grazie per Dragartigli, ottima. La ruota adesso da qualche parte? Dici, bro? Non è questa? Ci deve essere una tana in giro. Che sia quel buco lassù? Ah. Oddio, devo cadere ai piedi di sotto? Destra. Basso. Su, destra, basso. Oh no, c'è un Draddigon. Cacchius. Sì, sì, riproviamoci. Non sono neanche mai andato giù di qua. Forse. Oh. Update Trapano. Grazie buon uomo per i 100 bits. Ciao Michele. Li porteresti Twitch Until Dawn? Non penso che lo farò mai. Ciao Pagaz, tutto bene, grazie. Ah, non avevo visto che c'era l'uscita. Grazie, non mi cacci fuori. Che poi il trapano per cosa serve l'update al trapano?
Non credo serva a cioè, quel Pokémon Trapano non me ne vengono in mente. Ah, Rhydon, giusto. No, sì, no. Sai che Nico me lo stavo chiedendo anch'io? Proprio esattamente la stessa cosa. L'avevo creato che era troppo nefasta per te. Che cazzo ne sai tu, zii? Vai, spacca tutto. Vai, Perseumenne. Foca al nastro sia. Ah, giustamente, ora posso tornare ad utilizzare questo. Ciao, nonna. Attraversata questa grotta dovrei sì, lì. No, ok, però la talpa non ha bisogno degli scambi per essere fatta evolvere, in quel senso. Sto pensando quale Pokémon che necessita di uno scambio per evolversi a un Trapano. Nessuno, invece no, ce l'ha. Comunque ci arrivati qua a Cansidia. Oh, item. Super repellente. Ah, quindi è una casa dei signori. Cazzo è, c'hai le piattole, zio. È un collezionista di lattine. Ah. Oh? Ma quella è una lattina di Sidro Stelle Special? Come fai ad averla? È fuori produzione da anni ormai. Sei davvero disposto a cedermela? In tal caso si permette il tuo animo con questo souvenir. Sono confuso. Quella è il famoso titolo di fuoco di Cansidia, ma non so cosa abbia detto esattamente, francamente. Sì, sinceramente non lo so neanch'io, bro. Se non lo sai tu. Non sembrerebbe avere alcuna utilità. Ce l'ha, sì. Pi 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 pi. Ehi, un item. Fiammosfera, Pog. Grande Draddigon di Alessandro che fa dru. Andiamo al Poké Center. Ma che bella musichetta. Comunque si confermo, Joy sempre più rappresentativa di quella che è la vita vera, che ti sorride in quanto che ti sorride perché sei un cliente, ma dentro è a pezzi, poveraccia. Lo facciamo anche noi streamer. Però il professore non può fare come faccio io, cioè dire che sto male quando in realtà passo la giornata a cazzeggiare e guardare serie TV. Anche se sto benissimo, ma semplicemente non ho voglia di far niente. È normale. Succede a tutti. Ehi, Tarassaco! Guarda un po' chi si rivede. Pululu, cosa ci fai da queste parti? Stai cercando il cardinale Oleandro? Se non erro, è solito allenarsi sulla cima del monte. Cosa ci faccio io qui invece? Beh, quando la scienza chiama, lo studioso risponde. Il vulcano Pulsar è troppo zeppo di Pokémon fuoco, tanto potenti quanto aggressivi. Pare però che i Tartonator siano tutt'altro che rissosi. Anzi, si prodigano per essere d'aiuto agli allenatori intenzionati a attraversare il vulcano. Sai, per raggiungere le vette è necessario attraversare numerose pozze laviche. E vedi qui che intervengono i Tartonator, bla bla bla. Va bene. Kazam. Grazie. Ora io sono un pochettino incasinato, nel senso che vediamo se c'è qualcuno che mi impara fossa. Perché se qualcuno mi impara fossa sto abbastanza a cavallo. Soltanto Blingrim. Che... Eroe. Dart, lunga storia. Lunga storia ricca di meme. Ah, comunque, in tutto questo, raga, io non ve l'ho neanche detto, ma questo weekend, cioè questo weekend, questi giorni, dall'ultima volta che ci siamo... Chubby Barney! Oh mio Dio, è un orso marshmallow! Chubby Barney! Che ignoranza! Oh cazzo, ho fatto una stronzata con il rotolamento. Lo devo assolutamente catturare. Mo lo uccido perché sono stupido. Però la prossima volta lo provo a prendere. In ogni caso,
quello che volevo dire è che in questi giorni di pausa dall'ultima volta che ci siamo visti qui in live con la mia ragazza, ho finito di guardare Scrubs, io per l'undicesima volta, lei per la prima, e abbiamo iniziato una nuova serie. Una serie nuova, che poi in realtà non è nuova, ma è nuova perché entrambi abbiamo iniziato a vederla soltanto adesso, ossia Attack on Titan. Perché lei aveva visto tipo la prima stagione anni fa e mi ha detto che voleva riguardarla, e allora ho detto, ma sai cosa? Va bene, ci sta, guardiamocela insieme. Sembra carina, è partita che mi intriga molto. Quindi si vedrà. Ora, non credo di aver bisogno di mettere lo spoiler alert, però sono arrivato, giusto per darvi un punto di riferimento, alla fine della battaglia di proprio prima stagione, primi 10 episodi. Oh, intanto abbiamo preso Chubby Barney. Game of Thrones non mi è mai piaciuto. No, non ditemi che sono un weeb. Maledizione. Siete voi weeb. Fuoco folletto. Che palle. La sua pelle contiene sostanze zuccherine. Sostanze zuccherine. Altamente caloriche. Si crogiola beata al sole ignorando i birigiri che lo addentano. Guarda. Ho già il folletto. Quindi Chubby Barney devo metterlo via purtroppo. Però sembrava figo come Pokémon. Ma non è vero che siamo weeb. No, magari tu no, Lorenzo. Ma buona parte siete weeb. Ma non c'è nulla di male nell'essere weeb. Soprattutto se avete la sub, non c'è nulla di male. No, bastardo, non ti proteggere. Proteggerti inutile, prima o poi morirai lo stesso. Ah. Minchia, troppo danno, eh. Non sia mai coin. Troppo danno. Di che personaggio Rory lo voglio il cuscino? Guarda. Ti dico soltanto no. E comunque lo voglio di quel gigante che sembra Socrate. Ma raga, ma non sono cuscini da fottere. Sono cuscini da abbracciare. C'è chi come Dlarz ha il suo Daikimakura con su una Loli. Sì, lo so, disgustoso. E chi, uomo di gran cultura come me, c'è chi ha Djungelskog, un enorme orso peloso dell'Ikea. Io vi giuro, lo uso come cuscino, quel gigantesco orso, ed è la cosa più comoda che ci sia. Ah, così proprio. Personalmente lo trovo assai più comodo di un normale cuscino, perché si va a plasmare perfettamente attorno a quella casa testa e puoi anche abbracciarlo contemporaneamente. Puoi usarlo come cuscino e come cosa da abbracciare. È fantastico. Intanto combattiamo contro Alessio. Mi darà Madivo. Oh. Le evoluzioni di Excalibur probabilmente. Fico. Però no. Cioè coin non va bene. Vai Shailion. Il mio si chiama Djungelskog Galpi, è perfetto come nome. Che lo so che è come se avessi chiamato un cane, un gatto, o micio, o un... È come se dovessi avere un figlio e chiamarlo uomo. Che bello uomo! Ci sta! Ho deciso che chiamerò mio figlio uomo. Anzi, womp. Per essere gender neutral.
Si chiamerà Womp. La galappia è gender neutral, lo sappiamo benissimo tutti quanti. Abbiamo altri Pokémon da battere qua? No. Grande Alessio Montanaro. Scendi. Grazie. Mi sto per perdere di nuovo. Vi giuro. Coughing! Minchia, quanto mi è venuto bene questo coughing. Era troppo perfetto. Bravo me. Devo mettere davanti un Pokémon veloce. O dargli la coda di Skitty. Diamogli la coda di Skitty. Non penso che funzioni così. No, è uno strumento lotta, non è uno strumento da tenere. Purtroppo. Ok. Cosa ne pensi del competitivo Pokémon? Che è un mondo che... Ehi là! Ciao amico. Che è un mondo che non conosco, ma... Ci sta. Ci sta, ed è una di quelle cose a cui non mi sono mai... Non mi crashare. Oh mio Dio, che caga. È una di quelle cose a cui non mi sono mai effettivamente interessato. Ma so che se mi ci interessassi, mi ci perderei dietro per un po'. Salvo poi abbandonarlo nell'arco di 3 settimane e 1 mese. Sì, magari adesso salviamo. In effetti è una buona idea, Manu. Ok. Ma davvero, davanti alla cassa, vabbè. Jordan, gli starter non hanno evoluzioni. Hanno diverse forme, ma non evoluzioni. Vai, Fabiano il mercante vuole lottare. E manda in campo Miao questa volta. Oh. Vai, Giga Sorbim, Shailion. Ottimo. Adulazione? Beh, mi busta attacco speciale, ma mi confonde. Sì, ok, è bullo, ma... attacco speciale. Vai, foglia magica. 3-2-1, mito da solo. Classico, classicone. E Dede. Dede Cappe. Visto che lo chiede, rispondo e dico sì. Ho in programma di fare 2 serie, o almeno un'altra serie su Viva 21. E sarà una carriera interattiva in cui sarete voi della chat a scegliere quali giocatori andare ad acquistare. E quelli che invece dovremo vendere li decideremo con la ruota della fortuna. Ne ho già fatta una di serie praticamente identica a questa, con il Wycombe Wanderers, squadra della seconda serie inglese, e voglio riproporla come idea, perché mi era piaciuto tanto. E grazie tanto Peach per il 20° mese di resub, un bacione. Nitrocarica, buonina. Sì, ti prego, usa un altro. Allora, ho visto che c'era un tizio del team Dimension indietro. Non so se puntarlo o meno, vediamo. Non penso ce ne sia bisogno. Ghiaccetti? Ah, giusto, c'ho il repellente on. Vabbè, sfruttiamolo intanto. Se abitassi nel mondo Pokémon, sceglieresti acqua, fuoco o erba come Pokémon. Dipende. Mi verrebbe da dire fuoco, ma per il semplice fatto che cercando di dare un'utilità a questi Pokémon, avere un Pokémon fuoco è più utile di un Pokémon acqua o di un Pokémon erba. Pokémon erba cosa fa? Ti decora la casa con l'edera? Un Pokémon acqua cos'è? Ti fa ottenere dell'acqua. L'acqua ne abbiamo parecchia.
nel mondo. Non è infinita, ma ce n'è tanta. Il tipo fuoco forse è quello più comodo, che cazzo ho freddo, cazzo devo scaldarmi il cibo, ci pensa lui. Fanculo. Rip Bergmite. Affila artigli. Grazie mille. Ferro palla. Forse un po' di tipo elettro. Non ce l'ho un po' di tipo elettro però, bro. Andiamo col guardone, dai. Gino Guardone. Curiosone, pardon. Ma guardate che era un'acqua potabile. Oh mio Dio, cos'è? E perché ne voglio 45 nella mia squadra adesso? È un Sasquatch che fa... Che scia! Quanto è ignorante e brutto! E ripeto, perché ne voglio 27? Potrebbe uccidermi l'amico qua. Sì. Oh cazzo, no, ok, come non detto, non posso più prenderlo, ragazzi. Lisa mi ha appena fatto notare che va in giro facendo a bombazza. Ed è quindi praticamente l'equivalente di Brumotti. Io non voglio Brumotti come Pokémon, quindi... Niente, lo lascerò lì dov'è. Però mi sta simpatico come Pokémon. La bombazza! Ciao amici di Striscia! Grande Gino Curiosone. Ora, borsa. Vai di Revitalizz. Diamo la gassosa a Shailion, che erano esattamente 60 PS di cui ho bisogno. No, non usarmi un altro repellente, voglio vedere che Pokémon ci sono qua. Fai che ci sia Sasquatch. No. Amico, non mi tentare. Riolu, Pog. Vabbè, continuiamo a salire su per il vulcano. Ah. Scusami, Maui, ti ho bypassato di brutto. Scusa, volevo stare con te. Io vi odio. Non riuscirò più a vedere Sasquatch in maniera normale. Lo vedrò sempre come il Pokémon che fa a bombazza. What the fuck? Ma? Un'energia arcana ti impedisce di proseguire. What the heck?
Dove cacchio mi sto cacciando? Hello. Secondo parziale. Ma sono nella parte giusta o no? O volete dirmi che ho skippato l'unica parte che mi doveva interessare? Non posso usare qua lo skateboard, quindi vuol dire che sono nella parte giusta. Sì, sì, ci siamo. Siamo arrivati. Sei tu lo zio di Verbena, bro? Via, sto meditando. Ti ho detto di andartene. Io e il mio Scaleon siamo nel pieno dell'allenamento. Scaleon? Eevee Evolution di tipo drago? Verbena, dici? Deve essere in gamba se sei giunto qui. Bravo. Perdonami, non mi sono presentato. Il mio nome è Oleandro. Tra i quattro cardinali di Eldiv sono colui che protegge il suolo su cui io muovo i passi. Il vulcano Pulsar è il cuore pulsante della regione. Pulsar. E senza il giusto equilibrio rischierebbe di mandare in malora il suo stesso ecosistema. Io sono qui per... Hai visto Scaleon? Mia giovane amica, allora dimmi. Sei qui per auscultare le antiche leggende? Sai, le conosco tutte a meno dito. Mal di gola, guardate. Chi crede che abbia 500 anni non è poi così lontano dal vero. Però, se l'intuito non mi inganna, tu sei qui per altro, vero? Sai, mi rammenti una persona. Ma certo, devi essere la figlia di Versil. Siete davvero due gocce d'acqua. Il grand'uomo di tuo padre è una vera risorsa per la regione. L'infausta notizia della sua scomparsa è stata un vero colpo per tutti noi. Ah, perdona il mio comportamento poco cortese. Come devi chiamarti? Pululu, immagino tu sia qui in cerca di risposte, vero ragazza? Orbene, ti dirò tutto ciò che so al riguardo. Ma sii forte, perché questa storia non ha un lieto fine. Devi sapere che tuo padre è sempre stato affascinato dalla scienza e dal progresso. Decide infatti, assieme al suo migliore amico, Victor, di istituire un laboratorio a Balansopoli, con lo scopo di renderlo il più grande della regione. Victor non era un abile allenatore, ma al contrario il suo intelletto era sopraffino. In parole povere, era la spalla perfetta per tuo padre. A poco lo staff del laboratorio si impreziosì di nuovi collaboratori, divenendo noto in tutta Eldiv. Tra questi c'era anche il celebre Aster, ai tempi un ragazzetto della tua età circa, ritenuto un assistente ottimo e particolarmente brillante. Insomma, tuo padre faceva il lavoro dei suoi sogni, assieme ai suoi amici e alla sua splendida famiglia. Poi però accadde l'impensabile. Quello che porti all'orecchio è il codice terrestre, vero? Direi dunque che tu sei a conoscenza dei recenti attacchi dei Pokémon X. Beh, negli ultimi tempi sono diventati all'ordine del giorno ormai, ma la loro scoperta non è cosa recente. Furono proprio tuo padre e Victor a farla. Cioè meglio, non è che cosa recente. Creature provenienti da chissà quale universo. La mente dell'uomo poteva spingersi oltre. Versil era convinto che questi esemplari andassero allevati come normalissimi Pokémon. Victor però aveva ideali del tutto opposti. Da quel momento le strade dei due si divisero e la passione ardente del laboratorio andò scemando. Victor, certo delle sue idee... qualcosa. Ho cliccato oltre, pardon. Con i fondi acquisiti tramite i suoi studi mise in piedi una sua personale organizzazione, con lo scopo di suggellare per sempre i Pokémon X. Ebbene, Victor è la mente dietro il Team Dimension. Pensavo fosse il padre. Oh. Beh, il che spiega perché il padre sia scomparso, ma tant'è. Ragazza, è perciò assai probabile che sia stato proprio lui a far sparire tuo padre Versil, in modo da non avere più alcun oppositore. E infatti... No, però se te la pongono così vuol dire che è assolutamente il contrario. Ma tant'è. Per sua sventura, però, il suo amore è stato preso in eredità dalla nuova generazione guidata da Aster. Credimi, il Team Dimension non poteva farsi nemico peggiore. C'ha Suicune, per forza. Ora che devi venire con me, Pulu, cosa da mostrarti. Forza, figliuola, seguimi. Ok, brup. Strano, io avrei... Dove cazzo è andato? Bro, dove cazzo... Ah, vuoi vedere che è andato giù... Vaffanculo. Giù di qua. Brenda non è a 10, ne è a 16. Comunque io pensavo che fosse il padre la mente malvagia dietro tutto questo. Ma
Magari mi sbaglio, ed è effettivamente come dice Oleandro, però... Ha visto Brenda? Rivoluzioni. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa. Non è qua che devo venire? Ma come no? Bro, ma mi hai detto di seguirti, però poi non mi hai detto dove... Cioè, è... Maledizione. Non puoi dirmi seguimi e poi non dirmi dove cazzo vai. Sei un po' un pezzo di merda. Ah, quando c'era il potere in parte... Ah, quando c'era il poterone. Giusto. Volete vedere la squadra? Ve la faccio vedere. Allora abbiamo lo starter, Shailion, Coin, Harrock, Blingrim, Punchbag ed Electabuzz. Ma gli unici due sicuri del posto sono Shailion e Coin. Gli altri potrei cacciarli da un momento all'altro. In realtà anche Blingrim mi piace molto come moveset. Quindi si vedrà. Diciamo che lo starter devo tenerlo in squadra per una questione di lore. C'era scritto anche sui cartelli. Però gli altri si vedrà. Ah, cazzo, non ho salvato. Siamo diretti alla caverna Zenith, uno dei 4 xenovarchi della regione. È un luogo accessibile soltanto a colui che ha ottenuto la benedizione di Luxflon. Ma non perdiamoci in quisquilie, ti spiegherò tutto quanto più tardi. Il piano del Team Dimension non rappresenta che la prima tessera del domino. Del domino. Il pianeta è davvero in estremo pericolo. Per comprendere appieno queste mie parole, è però necessario che tu conosca un'antica leggenda. Miliardi di anni fa, l'universo era dominato da un maestoso e potente Pokémon, Vacuum. Le sue dimensioni erano paragonabili a quelle di un pianeta, il suo corpo infuocato come un astro. Come ogni creatura, anche Vacuum era nel profondo dilaniato da stimoli diametralmente opposti. La luce, simbolo di pace e di sviluppo, e l'oscurità, portatrice di terrore e distruzione. Nonostante l'enorme potere, la creatura primordiale era comunque soggetta allo scorrere del tempo. E dunque, destinata ad invecchiare, divenendo sempre più debole. Nel frattempo, l'energia oscura all'interno di esso, desiderosa di abbandonare quel morente guscio, cominciò a insorgere allo scopo di acquisire un'identità autonoma. Fu così che l'oscurità riuscì ad evadere dalla prigionia, causando la morte del Pokémon. Si innescò un'enorme deflagrazione, da cui scaturì la vita del nostro universo tutto. Ah, non preoccupatevi se Twitch impazzisce, È già tanto che oggi non si è crashato. Si genereranno galassie, stelle e pianeti. Nacque la Terra, governata dall'essere di luce, Luxflon, incarnatosi a seguito dell'esplosione. E in parte dall'oscuro signore, Dragalisk. A mantenere l'equilibrio dei due, vi erano i 3 guardiani elementali, anch'essi parte di Vacuum. I Pokémon iniziali, Shailion, Trishout e Shulong. Così definiti in quanto antisignani della vita. Tuttavia Dragalisk, convinto che questa non fosse necessaria, scacciò i Pokémon dal suo territorio, che trovarono perciò rifugio presso Luxflon. Grazie ad essi, l'effetto di pianeta dell'essere di luce si sviluppò, divenendo florida e accogliente. Al contrario, quella dell'oscuro Marci, rimanendo a uno stadio primordiale ed inospitale. Anche quest'ultimo, invidioso dell'operato del fratello, decise di passare all'attacco. Voleva sottrarre parte dell'energia che aveva permesso alla Terra di quel rapido sviluppo. Grazie all'intervento di Luxflon e dei Pokémon iniziali, l'attacco si rivelò fallimentare. Dragalisk, però, riuscì a impossessarsi di una minuscola quantità di energia, sfruttandola per creare fedeli soldati ai suoi ordini, i Pokémon X. Con il suo nuovo esercito, l'oscuro tentò nuovamente un assalto, fallendo ancora una volta. Si racconta che allora, l'essere di luce, inorridito dalle sue trame di potere, diede fondo a tutte le sue riserve di energia per allontanare definitivamente il gemello. Così facendo, Dragalisk fu relegato in un'altra dimensione, l'Oxineverse. Ah, tipo Ghiratina. L'ha cacciato altrove e così sta zitto. Sotto il dominio della luce, invece, la Terra giunse al suo completo sviluppo. L'oscuro signore, però, non digerì mai la disfatta e tentò varie volte nel corso dei millenni di seminare il panico sul suo pianeta originale, aprendo faglie nello spazio-tempo. Se però il Team Dimension dovesse addentrarsi nell'Oxineverse, verrebbe la volta delle tenebre. Le fratture già presenti nella regione darebbero a Dragalisk l'occasione propizia.
riuscirebbe infine a impadronirsi di tutto ciò che Luxfron ha coltivato sino ad ora. Ma c'è un modo per sventare questo pericolo. I Pokémon iniziali sono l'armonia che tiene in vita questo mondo, e tu, Pululu, ne possiedi uno. Sei tu il messia cui spetta impedire la distruzione. La regione, anzi, l'intera terra, ha bisogno di te. Fico. Beh, Lisa, ma Brenda è stupida, non ti stupire. Per farlo, però, ti manca ancora qualcosa. Ti ho portato qui per far sì che tu ottenga un potere che va ben oltre quello attuale. Sto parlando dell'evoluzione Xenoverse. Grazie ad essa sarai in grado di sprigionare tutto il potenziale del tuo Pokémon. Per entrare in possesso però dovrai oltrepassare i confini dell'uomo. Pululu, vedi quell'enorme cascata? No. Ma tant'è. Quella che scorre non è acqua, ma energia terrestre. Con quella lo stesso Luxfron tenta di tappare le falle tra questo e l'altro mondo. Solo che è in possesso del codice terrestre può perciò entrarsi nello Xenovarco dentro di essa. Per farlo deve essere inoltre pregno di una certa dose di risentimento. Non ho dunque sapere di ciò che affronterai laggiù, né tantomeno potrò prestarti soccorso. Ricorda però, senza il bene non può esistere il male e viceversa. È questa la chiave per imbrigliare l'energia blu. Ora però basta, ciancia, è il momento di agire. Qualsiasi cosa accada, fidati sempre della capacità tua e dei tuoi Pokémon. Andate laggiù, torre trionfante con un nuovo incredibile potere. Grazie Luxfron per aver ascoltato le preghiere di Oleandro. Fammi entrare nello Xenoverse attraverso questo portale. Chiamato Xenobarco. E ottenere così il potere per far evolvere ancora. Signori, è apparsa Dark Pululu, chiamata anche Ululup. Salvo. Finalmente. Non immagini da quanto aspetti questo momento. Le presentazioni sono inutili e ti sembrerà strano, ma io sono te. Proprio così. Io sono la tua alter, la tua nemesi, nata e cresciuta in questo mondo spento e cupo. Non ho famiglia, né amici, niente di simile. Ti tengo d'occhio ogni giorno della tua vita. Tu hai tutto ciò che io ho sempre desiderato. Ti detesto con tutta me stessa. Ma ora è finito il tempo di piangersi addosso. Potrò finalmente avere la mia vendetta. Sconfiggendoti, sarò io a prendere il tuo posto. Hai paura, non è vero? In tutti questi anni mi sono nutrita del tuo risentimento, divenendo sempre più forte. Non sarai tu a sconfiggere il Team Dimension, né tantomeno a salvare papà. Tantomeno a salvare papà o chissà chi sia. Chi che sia, non so parlare. Sarò io a farlo e riceverò finalmente la gloria che mi spetta. Vieni fuori, Shailion. Vedi, Pululu? Questo Shailion è proprio come me. È cresciuto in questo clima primitivo e crudele, al contrario dei tuoi stupidi Pokémon. Sta a vedere. Questo posto sarà la tua tomba. Alter Ululup Alter vuole lottare e manda in campo Shailion. Uno Shailion serpentino di color rosso, arancione più che verde. Chissà di che tipo è. Ma poi come tu mi vuoi battere con un solo Pokémon? Sebbene un po' pirletta, fatelo dire. Vai, Giga Sorbim. Orcocan non è molto efficace. Cosa sei, Drago? Sibilo. Cala la mia difesa. Vabbè, non è la jungle anche di base, ma... va bene. Ah, in effetti ha senso che sia dello stesso tipo. In effetti, erba è poco efficace su Pokémon Erba. Dimenticavo. Perché? Perché? Grazie per i soldi, Ululup. Non ci posso credere. Ho perso. Ho perso davvero. Com'è possibile che tu sia così abile? Perché tu hai tutto e io niente? Io sono il riflesso del tuo risentimento.
il tuo io negativo. Dovresti avere paura di me. Perché te ne rimani qui ancora senza finirmi? Continua ad essermi vicino nonostante tutto. Questa cosa mi rende... felice? Sì. Perché è così che per me inizia una nuova vita. D'ora in poi ti starò dietro come un'ombra. E quando verrai sopraffatta dall'odio, dovrò allo scoperto e prenderò tutto, Polulu. Ehi, Polulu, mi senti? Di i to a indie de chiu si. L'alte si è tramutato nelle stelle dello Xenoverse. È il codice Xenoverse. Così a culo, dai, raccolto. Ottimo. Topo orecchino. Ed ecco anche l'anello Xenoverse che posso dare al mio Shailion. Usciamo dal portale prima che sia troppo tardi, dal varco. Beh, dai a Shailion. Fatemi vedere. Bellissimo. Bellissimo. Oh mio Dio, ma è un sacco fico. In forma Xenoverse. Clorofilla. Se c'è il sole la velocità aumenta. Carina come abilità. Anche se non mi serve avere la velocità ancora più aumentata. Ci sta. Lo preferisco di più all'altro Shailion. Vedo che sei riuscito ad ottenere il codice Xenoverse. Perché non abbiamo subito... L'ho già fatto. Guarda, il tuo Pokémon ha cambiato forma. Scusa, gioco, se ti ho anticipato. E dunque questa è l'essenza del codice Xenoverse, eh? Il tuo Pokémon ha un aspetto del tutto diverso, molto più selvaggio e animalesco. E questo proprio perché lo Xenoverse non conosce sviluppo. Beh, è uno sviluppo diverso, ma è pur sempre uno sviluppo. Magari non è un progresso tecnologico, ma è uno sviluppo. Comunque, rottura di cazzi e puntiglinamenti a parte. Brava, Polulu. Hai saputo imbrigliare il tuo odio per diventare più forte. Su, va a prendere il tuo Pokémon, si torna a Cansiria. Andiamo, bro. Ma che diamine! Sembra che non riesca a controllare l'energia blu! Polulu, riporta il tuo Pokémon allo stadio base! Ah! E ora dove è finito? Polulu, la situazione è assai critica. Il tuo Pokémon è scappato, ma non deve essere andato lontano. Sta sicuramente ancora in giro per il vulcano. Andrò sulla vetta, non c'è tempo da perdere. Ma davvero? Ma... ha fatto il Big Pipo Run! Fa presto. Ah, è di là. Scusa. Scusa, bro. Non sapevo dove fosse la cima. Parli di cima, ma non so dove sia questa cima. Questo qua è tanto un lago di lava. Cioè, non potevo saperlo. Pipo Run. Polulu, per di qua. Ciao. Skyler non è riuscito a tagliare calcagna. Il tuo Pokémon non ha più scampo. Adesso però tocca a te fare placare la sua ira. Sei l'unica che possa farlo. Ciao. Qualcuno qui nei pasticci, eh? Gengar? Direi proprio di sì, Gengar! Un Pokémon X? Pare che io sia famoso anche tra i vecchi bacucchi, eh? Ma non sono qui per gli ammiratori, Gengar! Ho un conto in sospeso con questa marmocchia. Shailion ormai è un valoroso membro dell'esercito dello Xenoverse, grazie a lui avrò la mia vendetta! Si dice che sia un pasto a servire freddo, ma non importa. All'attacco! Ciao Rehab, grazie mille per l'anno di Resub. Bentornato, buon uomo, un bacione. Tanti cuoricioni in chat per te. Ma no, devo lottare contro il mio stesso Pokémon, che è sceso di livello. Così. Va bene. Così, ok. E da quando sai, conosci Extrasenso? Bro? Ciao bello, un bacione comunque, bentornato, come stai?
Incanto voce non deve farmi fare. Non deve farmi fuori. Ok. Poi mi curo. Zaino. Rimedi. Iperpozione. È il potere dell'Oxidoverse. Bullshit. Aia. Però che cazzo. Ah, io c'ho anche lo Scalion in squadra, ho visto. Why? Vabbè. Scalion non mi serve niente. Sei inutile, non mi morire. Grazie. Ti è Scalion? Ma cos'è? Mi è morto e non ho più un Pokémon in squadra? Quasi nemici. No, Epina! Come fai sempre a sfangarla? Scalion, distrugge questa novità in nome del nostro signore! Sha! Come osi voltarmi le spalle e fare comunella con questi miseri esseri? Noi siamo superiori! Ora come ora è troppo forte, Non lo scamperei facilmente. Beh, fa come ti pare. Questi stonti se la vedranno col padrone. E allora sarà la fine per loro. E tu, bamboccia, sappi che un giorno tornerò a vendicarmi con le mie mani. Fino ad allora, addio, gang. Polulu, prova a placare l'emo del tuo Pokémon adesso. Ah! Wow, ora Scalion riesce a controllare l'energia blu. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio. L'amicizia tra compagni di avventura sovrasta ogni sortileggio. Dico bene, Scalion? Ora che hai quel potere tra le mani, cerca di limitare gli eccessi, ok? Come avrai ben visto, è un potere che trova fondamento nell'odio per cui, se mal gestito, potrebbe portare a gravi conseguenze. Mi raccomando, fanne buon uso. Mi ha fatto davvero piacere conoscerti, Polulu. Erano anni che non mi capitava di incontrare un allenatore valente come te. Con questo potere potrei fronteggiare Victor e il suo team Dimension ad armi pari. Tieni bene a mente che anche il supremo Luxflon veglia sul tuo cammino e ti protegge. Grazie, possiamo combattere ora? Ah, devo tornare giù da Verbena. Icarium N che mi fa volare? Ti prego, Oh, grazie. Almeno posso volare. Quindi ora potrebbe essere un buon momento per fare un po' di backtracking e vedere se mettendo giorno appaiono nuovi Pokémon che ci siamo persi. Però prima vorrei fare almeno una palestra oggi. Sennò, cioè, è un po' lame concludere senza palestre, no? Quindi devi farci almeno questa palestra. Ragazzi, il gioco è gratuito. Direi a questo punto di volare. Dove cazzo siamo partiti? Non da Cansiria, bensì da Aquariopoli. Ci curiamo i Pokémon. C'è infermiera Joy. E poi proseguiamo. Il gioco costa 974 euro, meno 974 euro. Ah, yes, tipo le cose su Wish, che costano 200 euro ma sono scontate al 98%, allora le paghi un euro. Allora, credo che ci sia una palestra di tipo acqua, Acquariopoli. Sarebbe stupido se non fosse tipo acqua. Bentornata, Polulu. Allora sei riuscita ad incontrare il nonno? Sì, zii. Come? Hai ottenuto un nuovo potere sul vulcano? Fantastico! Sapevo che il nonno avrebbe saputo tirare fuori il tuo enorme potenziale. Sono certa che ora risolverai la questione nel canyon in 448. Ma prima vorrei toccare con mano che sembrava forte. Va bene. Ci vediamo dentro. Va bene. Entro subito. Palestra Marea. Beh. Ci sta. Eccoti, sfidante. La sfida della palestra Marea è strutturata secondo i giochi dei nostri avi.
Il primo che affronterai è denominato la salita del Farfetch'd. Il piano è disseminato di pedane con sulle effigie di vari Pokémon, sulle quali dovrai farti strada. Solo decifrando e interpretando nella giusta maniera gli indizi su quei pilastri, saprai quali via seguire. Cioè, passo falso, bla bla bla. Cammina sopra la foglia. C'è scritto Padri Ivana. Fabri Ivano Pietro e Fabri. Ah, saranno i nomi dei creatori, vero? Sì, immaginavo. Cammina sulla foglia. Devo stare soltanto sui Pokémon di tipo erba. Mi stai dicendo, quindi? Ottimo. Fabri Fibra non penso. Ciao, Staryu. Vai, Shailion Fico. Ma che bello che è. Mamma mia. Adoro i serpenti, sono degli animali bellissimi. E Shailion è proprio gnocco. Oh no, raga, ho perso uno strumento nei vasi. Cazzo, che tragedia, eh. Non muore nessuno, tranquilli. Tranquilli. Ora... Per principio, siccome non avrei guardato nei vasi, ora anche se lo so, non ci guardo nei vasi. Devo continuare a camminare sulla foglia, quindi di qua. Ma era... Ah, non era quello broccolo. Ero convinto che quello col broccolo in fondo fosse... Vabbè, magari dovevo leggere altre... Magari cambiavano le cose, ma tant'è. Ho proprio loro, Lisa. Ora ci farò attenzione. Vai, energipalla! Attacca! Shailion! Ah! Morto. Ma quindi questa palestra la posso tranquillamente sweepare con Shailion? Sembra che sia questo il caso. Sì, devo averla skippata. Ciao Simone, buonasera. No, per uno di vita. Bastardo. È vero, quello broccolo è quello acqua. Cammina sopra il fuoco. Ok, quindi... Fuoco e si supera. Cammina sulle acque. Molto bene. Blinkrim dovrebbe evolversi. Quindi a meno che non abbia una pietra stante di cui non mi sono reso conto, dovrebbe potersi evolvere tranquillamente. Non so che livello però. Mi avete detto al 30 qualcosa. Ce l'ho al 38. Siamo lì. Raga, i vasi li sto ignorando di proposito. Bravo Coin Coin che sale. Bravo Punch Punch che sale. Sopra le acque hai detto. Ok, tu sei acqua, tu sei acqua. Tu sei acqua, 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 tu sei acqua. Tu sei acqua. E possiamo camminare oltre. Ma che bravi. Che bello, perfetto. Hello. Si chiama Dario con 2 A. Comando in campo Pyukumuku. Ah, questo è il vero Pyukumuku, non è quello di tipo lotta. Perché quello lì era un Pyukumuku. No. Ok. Appena lo battiamo la musica si ripristina. Devo cambiare cuffia assolutamente.
Ok. Molto bene, grazie Dario. Vai, campioni. Ok. Cosa mi dici qua? La fortuna fa parte del gioco. La for... Quindi devo provare la culo? Grazie, Jerry Scotti. Maledizione. O forse con fortuna vuol dire che dovevo andare dove ci sono i punti... Questo non lo so. No, ma raga, io non ho toccato niente. Semplicemente... Ho il cavo delle cuffie che fa poco contatto, no? Cioè che si sta rovinando pian piano. Infatti dovrò cambiare cuffie, me ne devo prendere nuove, devo capire quali prendere. Il problema è che nel momento in cui io tocco questo cavo, il cavo smette di funzionare, quindi non passa più l'audio, il gioco si blocca. Non so perché ciò accada, ma fa così. Questo è quanto. Non era tanto che ce l'ho, l'ho bene, in realtà ce l'ho da parecchio, ce l'ho da quasi un anno. Voi non so se avete idea di quante cuffie io faccia fuori in un anno. Almeno 2-3 paia. Questo è quasi un anno che ce l'ho, quindi non sono così dispiaciuto, preoccupato. Non è sostituibile, il cavo è costruito, tipo, è... Si infila dentro, dovrei togliere le cave... Ci rinuncio. Preferisco prendere un altro nuovo. Ma appunto dovrei capire quali nuove cuffie andare a prendere. Perché ce ne sono 2-3 paia che mi intrigano. Ma devo ancora capire cosa, come, dove. Semplicemente? Se sei riuscito ad aggiungere sino a qui, significa che hai superato successo la prima sfida. Complimenti. Ora passiamo al secondo gioco, la Dama Unknown. Le regole sono semplicissime. Dovrai spostarti tra le caselle secondo l'alfabeto Unknown dalla A alla Z. Tuttavia, il percorso è irto di insidie e potresti dover ripercorrere più volte sui tuoi passi. L'intuito e la fortuna chiave di questo gioco. Che cazzo? A, B, C, A, B, in alto, X, Y, W, X, Y, Z, questa è fondamentale. Una mi fa andare oltre e l'altra mi fa uscire. Oh. L'altra mi ha fatto tornare all'inizio sicuro come l'oro. Che culo. Hello. Ciao Arlash, buonasera, bello. Hai superato con incredibile maestria anche il secondo gioco. Ora non rimane che la terza ed ultima sfida della palestra, il gioco della palma. Dobbiamo vedere questa zona è verde e rigogliosa, bla bla bla. Ok, sotto alcuni di essi infatti si celano delle stanze nelle quali dovrei recuperare le per l'acqua. Quindi devo battere questo bastardo, battere tre degli executor per recuperare le tre perle e sono a posto. Lunghina sta palestra in effetti. Giusto un po'. No, tuona onda conviene tenerla. Perché paralizzare i Pokémon può sempre servire a qualcosa. Believe me. Punchbag sale al 38. Voglio imparare contrattacco. E sapete che contrattacco in realtà è ottima come mossa? Perché tanto è lento as fuck. Punchbag. Quindi... Cioè, ci sta. Perché essendo lento posso sempre colpire per fare un po' di danno. Attenzione! Punchbag si evolve...
Ah, quindi questo conferma che sia finita la sua evoluzione. Ercugules è il nostro nuovo Pokémon. Bella Ercugules. Che colori strani però che ha. Ercurcules, pardon, non Ercugules, Ercurcules. Non lo so. Ora, per affrontare questi qua... So che sono mezzi drago, però va benissimo così. Allora, vediamo di capire se ci sono degli executor con delle espressioni diverse. No, hanno tutti la stessa espressione. Quindi devo andare completamente a culo. Oh shit. Nulla. Aha. Sì. Per l'acqua rossa trovata. No. Aiuto. E ciao tonno il pollo. Grazie mille per la sub col Prime. Un bacione. Tanti cuoricini in chat per te. Per livello, Sekiro. Soltanto per livello. Ma non è lì da molto. Lui si aspettava che saremmo arrivati, quindi figurati. Giusto, il save per non rifare l'alfabeto. Ci sta. Bella tonno, benvenuto tra noi. Non vedo abbastanza cuoricioni in chat. Ne vorrei vedere un pochettino di più. Ma raga, non è chiuso tanto. È che stanno che sta arrivando lo sfidante. Lui si va a mettere nella sala. E quando comincia la prova, cioè lui si nasconde dentro il sarcofago. Non è che ci sta sempre dentro. No. Ah, eccoli. Questi sono dei bei cuori. Birigiri. Beh, Birigiri. Caccio in campo Shailion. Purtroppo Shailion è il Pokémon migliore qua. Chi è Birigiri? No, non è morto, perché? Carica Pabba? Che? Coin Coin è puro normale, ragazzi. A carica Parabola, ok. Ho perso delle sillabe. Dettagli rilevanti. Sintesi? In realtà non mi dispiace il moveset così com'è. Ho già giga assorbimento, non mi serve sintesi. Bro, per caso tu qua dietro mi dici... mi dai degli indizi? Allora, non so se io stia avendo culo. Ah, giusto, devo salvare. Non so se io stia avendo culo o se sia voluto che i primi tre executor a cui parli siano quelli che ti fa entrare. Però no, ok, ho avuto culo. Posto. Molto bene. Big chiappone. Che escono da qui senza aver incontrato altre gente. Via un Clamperl. Via due Clamperl. E via tre Clamperl. Andiamo a combattere contro Verbena. Ti stavo aspettando. Chissà che Pokémon X avrà. E fatemi rimettere
Nah, teniamo Harrock davanti. La mia palestra è stata progettata per essere superata soltanto dalle menti più brillanti, ma vedo che ce l'hai fatta senza alcun problema. Ho dimenticato in che ordine andassero le lettere nell'alfabeto, ma questi sono i dettagli. Ad essere sincero, non mi sono aspettato meno da te, bla bla bla. Il gioco di Lillipup e Lucario. Il motivo? Beh, un indifeso cucciolo come Lillipup alla fine della fiera verrà divorato da un predatore. Hai già capito che sarà Lucario, vero? Ah, ok, semplicemente era una metafora per la battaglia e per far capire che la prenderai al culo, ma non so in che modo... Vabbè, lasciamo perdere. Corsola. Dovevo partire con Shailion, come non detto. Vai, sprizzalampo. Bop! Ci muore la grande. Parecchio contraccolpo, ma riesco a gestirlo. Bravo, Harrock. Prossimo Pokémon in campo, Brion. Brion? Le perle acqua sono degli oggetti che dovrebbero rappresentare le perle dei Clamperl. Tutto qua, non servono a niente, sono giusto per questa missione in palestra. Ma l'alfabeto non lo utilizzi ogni giorno, cioè nessuno ti chiede on a regular basis dopo che, cioè, che lettera c'è dopo la R. No? Sono cose che sai, ma non è necessario sapere. Un conto è parlare, un conto è sapere in che ordine sono le lettere. Giustamente, ci potevo pensare anch'io al Cofaringus X. Ed esiste ancora un metodo, so, Baccarindo? Altrimenti... Ma bro, non doveva resistere al colpo. Scusi, Cofaringus. Avrei una domanda, Cofaringus. Beh, come non detto. Ottima resistenza. Sembro io a letto. Beh. Ah, giusto, è per 4 perché è acqua terra. Acqua roccia, perché è roccia? Cambia completamente typing? Pensavo che uno di due lo tenesse almeno. Vabbè, a meno di che in effetti ci sta. Va bene, palestra fatta. Electabuzz sta al 40. E Verbena è stata annichilita, distrutta, senza alcuna possibilità di controbattere. Signori, la quarta palestra è stata battuta e abbiamo anche la quarta medaglia. La medaglia Marea. Pululu, sei davvero formidabile e farai ancora molta strada, ne sono certa. Con questa medaglia sei già a quota 4, non sei più un allenatore qualsiasi. Pam! Molto bene. È la medaglia Marea, emblema della mia palestra e della tua vittoria. Ho anche un piccolo dono da farti. Grazie, una mossa che non hai neanche usato. Idrovampata, vabbè, non è male. Ora potrai inoltrarti nell'arido canyon asteroide. Digita destra, attenzione, mi raccomando. Ok, però vediamo. Eccolo qua. 100% Brumotti. È tra noi. No. Vai di Velox Ball, che gli si dice anche come schema di colori, visto che ha dell'azzurro e del giallo. Uno. Staccionata bicicletta. Cazzo, quanto ha azzeccato staccionata bicicletta. No, non posso soprannominare Sasquatch a Bombazza, mi dispiace, non posso. Non posso chiamarlo a Bombazza. Da paralizzarlo. Fuoco ghiaccio? Oh! Interessante fuoco ghiaccio. Ecco, questo è un Pokémon per cui potrei dire addio a Electabuzz.
Ah! Vai con la Pokéball, proviamo. Uno, due, tre. L'abbiamo preso, signori. Vediamo di che tipo è. Vediamo se ce lo conferma. È effettivamente fuoco ghiaccio. 2 metri di Pokémon, 225 kg. Molto atletico. Sasquatch. Si sposta sulle nevi con uno stile tutto suo. In seguito una slavina soccorre chi è rimasto travolto fornendogli calore.